Ciao a tutte ragazze, benvenute sul mio canale. Finalmente sono ritornata con un nuovo video. Oggi video di spacchettamento di una collaborazione fatta con Silvia. Un bacione Silvia, muah, muah, muah. Ciao ciao, grazie. E quindi oggi vi faccio vedere delle cosine che mi ha inviato. Naturalmente questa è la seconda collaborazione. Ho fatto già il mio primo video della collaborazione fatta con Silvia, dove mi mette il link dell'info box sia del video che ho fatto e sia del suo canale, così la potete conoscere e vedere tutte le cosine che fa, perché sono molto molto belle. Poi se vedete questo bellissimo lipstick addosso, questo è un lipstick di Kiko, è il numero 4 e l'avete visto già negli altri video. Negli altri video avete visto le altre colorazioni. Oggi vedete questo, è molto molto bello e sono molto molto contenta di averlo indossato oggi con questa collaborazione. Allora, prima di tutto mi ha inviato il bigliettino privato che io l'ho letto per fatti miei così, e adesso vi faccio vedere tutte le cosine che mi ha inviato. Sono molto molto contenta e molto molto curiosa. Spero anche voi che siete molto curiosi di queste cosine, perché non ve li voglio far vedere subito. Allora, prima cosa ci sta questa penna di Tiger. Queste così sono simili alle Stabilo ed è nera, come vedete dalla punta e anche dal colore del tappo, ed è molto molto carina e la voglio utilizzare. Poi ci sta quest'altro bigliettino che ho scritto clip, spero ti piacciono. Eccolo qui, non vedo l'ora di vederle. Come vi ho già detto, queste sono delle clip fatte da lei. E io ho già intravisto. Sono tre, sì. E guardate cosa c'è. Ta-da! C'è Biancaneve. Guardate che carina questa con Biancaneve. Poi c'è questa con i personaggi dei Palaspez. E poi c'è quest'altra molto molto carina. Eccolo qui, che carini. Non vedo l'ora di metterla nelle mie agende. Sono molto molto carine. Grazie Silvia, un bacione. Poi, primo pacchettino aperto. Andiamo con l'altro. Qui c'è scritto un piccolo gioiello pensato per te. Spero ti piaccia, sicuramente mi piacerà. E adesso vi faccio vedere. C'è un braccialetto. Guardate che carino. Ta-da! Eccolo qui, un braccialetto con dei cuoricini e poi dei charms a borsetta. C'è questo così, questo così, questo così e questo così. Sono molto 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 bello questo braccialetto. È molto molto carino. Non penso che l'abbia fatto lei questo, però io intanto lo indosso. E voglio fare il video con questo braccialetto che ha questo suono stupendo. Io le adoro questi braccialetti con questi suoni. Andiamo avanti. Qui c'è scritto per decorare l'agenda o altro. A me piace tanto scrivere le frasi vicino ai pacchettini, perché ti dà quel tocco di mistero, non so. Sono delle mollettine, tutte colorate, molto molto carine. Grazie. Andiamo avanti perché qui non c'è più niente. Allora, qui c'è un piccolo regalino fatto da me, spero ti piaccia. Allora, questa è una cosina fatta da lei e la voglio far vedere subito. Ed è un braccialetto col mio nome. Guardate che carino, fatto così. Eccolo qui, mi va un po' largo, perché comunque il mio braccio è molto molto sottile, come vedete, però è carino, magari vedo un po' di accorciarlo e di farlo leggermente più stretto. Grazie. Poi andiamo avanti per decorare la tua agenda. Allora, vediamo. Allora, questa è una cosina fatta da lei con una frase con la scritta "Nothing is impossible, the world itself says I am possible". Scusate per il mio inglese, ma è fatto così. Guardate, una shaker molto molto carina, fatta così. Che carina!
Guardate che bella. Grazie mille. Intanto divido un po' tutte le carte dalle cosine prima che faccia un pasticcio e quindi andiamo avanti. Per agenda, allora, pensierino per agenda. Questa è fatta così. Ed è molto carina, è un add-on tag con i vari utensili da cucina, molto molto carino. E poi c'è questa card con Elsa, Anna e Olaf, molto molto carina anche questa qui, molto molto bella. Anche se è invernale, però la voglio utilizzare, comunque quest'inverno la utilizzerò. Poi andiamo avanti perché ci sono tanti pacchetti. Paperclip. Ho tolto tutto nei pacchetti? Sì. Allora, paperclip, guardate che carine. Allora, ce ne stanno tantissime e c'è questa con la principessa. Molto molto carina e fatta naturalmente sempre da lei. Poi c'è Marilyn Monroe e ci sta il gattino degli Aristogatti che io adoro. E poi c'è questa Alice che è bellissima anche. Questi invece sono dei decoratori, decora come più ti piace. Questi sono tipo... Questi invece non sono né adesivi, ma sono diciamo, degli abbellimenti. Io li adoro questi tipi di abbellimenti fatti così. E ci sta la gattina. Poi ci sta la principessa sempre fatta zoom zoom. Non so se si vede. Poi c'è questa. Sono piccolissimi. Poi c'è questa. Guardate che carina. Poi c'è questo. C'è questo così, non so se si vede. Guardate che carino questo. Guardate che carini. E ci sono anche questi. Quindi se volete prendere degli abbellimenti così carini oppure da mettere anche nelle shaker, questi sono anche bellissimi da mettere nelle shaker. E quindi sono molto molto carini. Grazie. Poi andiamo avanti con shake fatta da me senza buchi, così scegli tu come fare, spero ti piaccia. Guardate che bella! Ta-da! È una shaker con sempre i personaggi dei Tsum Tsum che adoro, bellissima, guardate, questa non vedo l'ora di fare i fuori, di metterla nella mia. Forse va nella persona, non lo so, proverò oppure va nella 5, vediamo un po' dove va, dove la posso mettere. E quindi adesso sto togliendo un po' di carte. Andiamo avanti con piccolo regalino. E sono degli stickers. Conosce i miei gusti, conosce che a me piacciono gli stickers e mi ha mandato questi fogli di stickers. Guardate che carini. Non so se si vede, ci sta la Torre Eiffel, il bus di Londra, l'aereo, che belli, sono molto molto belli. Grazie, grazie, grazie. Poi per agenda sono senza buchi per paura di sbagliarli, così puoi utilizzarli come vuoi. Vedete la carta quando è carina? Bellissima. Quante cosine. Allora, questo è un segnalibro per agenda ed è molto molto bello. Si è tutto attaccato purtroppo. Però è carinissimo. Guardate che carino. Vedete che carino.
Poi ci sta questa carta fatta così. E poi c'è questa. L'eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai. Henry Elbour. Che bella questa. E questa. E qui c'è il mio nome con la scritta Home Sweet Home, i cuoricini. Ci sono anche delle fatine. Guardate che bella. Molto molto bella. E queste penso che sono proprio della 5. Non posso metterne la personal. Anche se io ho solo una 5, però vediamo un po' dove poterla adattare. Eccola qui, che carina anche questa. Grazie. E poi, ultima cosina per decorare la tua camera, spero ti piaccia. Che bello! Ta-da! Vedete che carino? È un cuoricino di quelli tutti intrecciati. Molto molto carino questo qui. Lo metterò in camera. E poi per finire mi ha mandato, abbiamo deciso così di mandarci delle blind bag. Allora, la prima blind bag è questa di Pony, molto molto bella, che io adoro. E poi mi ha mandato questa, che io adoro anche questa, ed è dei figli della linea Mermaid Glitter Golden Edition. Eccoli qui, sono stupendi. Allora, le blind bag non le apro adesso, ma le apro in un altro video. Quindi oggi vi ho fatto vedere tutte le cosine che mi ha mandato Silvia. Sono molto molto belle, sono stupende, sono veramente bellissime cosine. Grazie, grazie, grazie Silvia ancora. E quindi ragazze, io adesso vi saluto e faccio subito il video dello spacchettamento delle blind bag che mi ha mandato Silvia, perché non vedo l'ora di aprirle. Quindi io mando un bacio volante a tutte voi, ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!